È finita, la Juventus espugna il Tre Fontane di Roma e si qualifica per le Final Four del campionato italiano primavera. Insomma, diciamo che qualcuno comincerà a togliersi tanti sassolini dalle scarpe, me compreso, perché ho sempre difeso dal canto, perché secondo me i limiti della rosa ci sono, e non è un caso che da quando poi la rosa ha avuto dei rinforzi, De Sole, Jakubovic, e Fernandes e compagnia bella, guarda caso la primavera ha ottenuto, secondo me ha fatto la fine, la stagione positiva, perché è vero che al Viareggio non hai vinto Viareggio, ma sei arrivato in semifinale quando la gran parte dei tuoi giocatori era via con le nazionali, quindi secondo me è stato un gran risultato. Un gran risultato è stato anche quello di questo campionato, perché hai raggiunto i playoff con un recupero, una rimonta spaventosa, e ti sei trovato in un sorteggio ovviamente difficile, perché i playoff con questo regolamento qua non hai i playoff facili, no? Ti trovi i quarti di finale, ti trovi la Roma, e la Roma è tosta perché è forte, perché è allenata da De Rossi, non so da quanti anni che De Rossi allena la Roma, credo che siamo sui 15 anni almeno, quindi preparazione sicuramente ottima. De Rossi veramente un tecnico per le giovanili eccellente. E alla fine vedi che comunque all'andata, secondo me, la Juve poteva, io dico meritata, perché la Juve avrebbe potuto vincere, secondo me, all'andata tranquillamente 3-4-0, è andata sull'1-1 proprio perché è sbagliato troppo e loro ne hanno approfittato, perché comunque sono stati bravi. Oggi secondo me era una partita da pareggio, però alla fine nei due confronti credo che la Juve abbia meritato il passare a queste semifinali. E il gol, tra l'altro, è arrivato una zuccata di Jakubovic. E insomma, sono contento, tra l'altro colpo d'occhio bellissimo, diciamo che amo vedere certe partite a Roma, perché quando, come con la Res Roma all'Unicusano Stadium, anche al Tre Fontane il colpo d'occhio, il tifo è stato bellissimo, cioè finché si rimane così secondo me è bello da vedere, cioè anche per una primavera, però lo stadio era pieno, bello, un colpo d'occhio stupendo. È per questo che prende ancora più valore il risultato di questi ragazzi. Credo che la Juve non abbia mai vinto al Tre Fontane, devo essere onesto, non lo so e non vorrei dire un'inesattezza, però non mi ricordo una Juventus vincitrice al Tre Fontane. Questo poi magari verrò smentito, anzi se qualcuno sa questo dato me lo comunichi, che mi fa piacere saperlo. Io sinceramente non ricordo, e devo dire la verità, credo che alla fine il tanto criticato dal canto ha fatto meglio di Grosso dell'anno scorso. Grosso l'anno scorso esce malamente agli ottavi del Viareggio col Bruges, Grosso dell'anno scorso butta via la Coppa Italia, e Grosso dell'anno scorso esce ai quarti di finale con la Fiorentina buttando via letteralmente la possibilità di vincere il campionato. Quest'anno dal canto, nonostante le critiche, è andato avanti, è stato in silenzio, ha portato avanti la sua squadra. È vero, ha perso 4-1 in semifinale con la Fiorentina, dove bisogna dire la verità è girato anche, molte cose sono girate male, molte occasioni non hanno voluto entrare, parliamoci chiaro, senza non togliere ovviamente i meriti della Fiorentina, che in quella partita è stata superiore, considerando però che alla Juve mancavano diversi titolari, appunto Del Sole, ma Jakubovic, sta gente qua non c'era, Olivieri non c'era, cioè eravamo senza, cioè, ha giocato Kulenovic che ha fatto un grandissimo Viareggio, ma Kulenovic comunque non è il titolare, quindi insomma, diciamo le cose come stanno, la Juve mancavano tanti titolari e nonostante questo è riuscita a fare buoni risultati al Viareggio e arrivare in semifinale. Questo campionato, io dico, adesso giochiamocela alla semifinale, affronteremo l'Inter, credo che l'Inter sia più forte, senza mezzi termini lo dico, io ho pronosticato un Inter che era potenzialmente vincitrice dei tre titoli, campionato, Coppa Italia e Viareggio, uno l'ha vinto che è il Viareggio, non lo so, ecco, diciamo comunque che se poi batti l'Inter a quel punto anche moralmente sei carico a mille e puoi provare a fare la sorpresa e provare a riportare uno scudetto primavera che manca dal 2006. Non mi illudo, ma ovviamente sono comunque contento, comunque vadano queste Final Four, perché questa squadra secondo me ha fatto qualcosa di eccezionale. Complimenti ai ragazzi, complimenti ad Alcanto, mi raccomando continuate a seguirmi anche questo weekend, perché ci saranno i due video sulle due partite, le due semifinali, i due quarti di finale che mancano per completare il giovanile, i tre, perché sabato ci sarà l'Under 16 che deve difendere il 4-0 di Novara, l'Under 17 giocherà domenica, deve difendere il 2-4 vinto al Campus Uninga Milano,
E poi giocheranno anche le ragazze contro l'Amicizia Lagaccioli a Genova, lì c'è da difendere un 14-0, quindi diciamo che è molto più abbordabili. E la speranza a questo punto è di vedere un Unplayne giovanile alle semifinali nazionali, sarebbe qualcosa di eccezionale. Ma a questo punto comincia a essere eccezionale, ma possibile. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!